Brave ragazze, su quelle ginocchia, forza! È una vera schiavista! Devi soffrire per essere in forma! Grazie tante, Asha! Io vado ad aprire! Forza, scacciate ragazze! 5, 6, 7, 8! Ok ragazze, è tutto per oggi! Ottimo lavoro! Chi era Jerica? Una lettera raccomandata! Grazie per la lezione, Asha! Ottimo esercizio! A disposizione! Siamo molto lieti di comunicarvi l'invito a partecipare all'annuale Gara delle Star della Musica, che si terrà nell'incantevole Honolulu, Hawaii! Che bello! I vincitori riceveranno un trofeo e l'occasione di esibirsi al palazzo del governatore. Questa è una notizia stupenda! Allora sarà meglio essere in gran forma. Che ne dite di un'altra lezioncina? Oh! Guardate quanta buona roba! Riempitevi bene i piatti, bisogna festeggiare. E già, non capita tutti i giorni di essere invitati a gareggiare alla manifestazione delle star della musica. Sentite, non dovremmo fare un po' di esercizi o cose del genere? Lascia perdere, Stormer. Non abbiamo bisogno di essere in forma per vincere questa gara. Perché noi assumeremo Zipper come allenatore e così saremo in forma nell'arte di barare. Noi batteremo gemme hologram a qualsiasi costo. Ma niente ma, Stormer. Abbiamo già quel premio in tasca, perché faremo sicuramente di tutto per vincere, non è vero, ragazzi? Certo! Vorrei un succo d'ananas, per favore. Ecco, signorina. Grazie. Oh! Mi dispiace, mi scusi. No, è stata soltanto colpa mia, mi scusi. Io mi chiamo Steve e mi sto recando a Honolulu. Ah sì, anch'io. Devo partecipare alla gara delle star della musica. Ah, mi chiamo Kimber. Kimber? Chi? Quella di Gemme e le Hologram? Esatto. Ehi, io sono un vostro grande ammiratore. Signori, qui è il capitano. Siete pregati di tornare ai vostri posti. Abbiamo iniziato la discesa su Honolulu. Senti, posso accompagnarti, Kimber? Certo. Allora, sei molto ansiosa di partecipare alla gara? Oh, e come? Spero soltanto di essere in forma. Ascolta, io sono un tecnico sportivo. Che cosa ne diresti se vi aiutassi ad allenare? Sarebbe fantastico, ma sei sicuro che non sarà un disturbo? Sarà un grande piacere, invece. Kimber ci ha trovato un allenatore. Oh, magnifico! Ecco i tropici. Ah, che paradiso! Aloha! Benvenuti. Benvenuti alle Hawaii. Grazie. 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 Aloha! Tanta felicità. Oh, avanti, Steve. Dobbiamo cominciare gli allenamenti per la gara. 1, 2, 3, 4. Uno. Che caldo infernale. Già, io sto cuocendo. Certo che questo cibo hawaiano è davvero incredibile. Ehi, Gemme e le Hologram si danno molto da fare. Io credo allora che andrò a fare una bella corsetta sulla spiaggia. Ehi! Non hai proprio bisogno di correre, Stormer. Con il vecchio Zipper voi non dovrete fare assolutamente niente. Beh, niente di leale, voglio dire. E cioè? Di che cosa stai parlando? Ecco, vedete, io ho scelto alcune attrezzature speciali per la gara di domani. E vi posso garantire che funzioneranno molto bene. Andiamo a dare un'occhiata. Questa bicicletta è l'arma segreta numero 1. A me sembra una bicicletta normale, anche se il colore è orrendo. Aspetta di vedere gli accessori speciali. Questo qui è un interruttore elettromagnetico. Vedrai, ti attirerà all'altezza di chiunque si trovi davanti a te. E questo che cos'è? Fantastico! Voglio provarla subito! Aspetta, non ho finito! Ce n'è un altro! State a vedere, ragazze! Che cos'è questo bottone verde? No, Roxy, non toccare quel bottone verde! Bel volo, amico! Coraggio! Metticela tutta, pizza! Pronti, via! Avanti, Zipper. Vuoi per caso propormi di costruire un bel nido quassù? Io... ecco, dovrò fare alcune modifiche. E ora osservate queste speciali scarpette. Con queste molle retrattili potrete saltare come un canguro. Ma siete sicuri che dobbiamo usare questi attrezzi? Saremmo pazzi a non usarli. Ma certo, dobbiamo assolutamente vincere. Beh, io ci provo. Aiuto! Come faccio a fermare queste molle? Dovrete imparare a usarle, ragazze. Nessuno ha mai sostenuto che barare sia una cosa facile.
cacciate, così va bene. 3 secondi in meno dell'ultima prova, Kimber. Ok, adesso facciamo... No! Kimber! Torna indietro! Torna qui, presto! Ma che cosa... Ah! Steve! Aiuto! Steve! Steve! Aiuto! Steve! Aiuto! Steve! Steve! Era finto! Uno squalo finto! Il nostro piccolo squalo ha avuto successo. E questo è solo un assaggio di quello che ho in serbo per gemme e ologrammi. A proposito di assaggi, il piatto che ci hai portato è davvero delizioso. Che cos'è, Zipper? Beh, ho pensato che fosse giusto. Dal momento che le ologram hanno provato lo squalo, ne ho portato anche a voi. Squalo? Oh no! Ehi, spero di non avervi rovinato l'appetito, ragazze. Aloha, amici! Sono Don Lo e vi do il benvenuto alla gara annuale delle stelle della musica! Prendi questo! È un vero piacere incontrarti qui! La vincitrice è Roxy delle Disney! È riuscita a farcela, ragazzi! E a meno che Pizza non riesca a batterla, Jem è la nostra vincitrice! Non riesco a crederci! Pizza ha appena battuto il record del mondo! È la prima volta che capita alla gara delle star della musica! Facciamo un bel applauso alla vincitrice, amici! Vorrei proprio rivedere quel salto alla moda. Le Misfit hanno battuto anche il record del mondo di salto in alto! È il loro secondo record mondiale della giornata! È incredibile! Altro che se è incredibile! E così termina la prima giornata della manifestazione e il punteggio è di parità, amici. L'appuntamento è per domani con la conclusione di questa emozionante gara sportiva. Ci rivediamo presto e ancora aloha! Questa è vita. Peccato che Kimber si perda questo spettacolo. Ma io credo che si stia divertendo anche lei, Shane. Sei stata bravissima, Kimber. Sono orgoglioso di essere il tuo allenatore. Oh, grazie, ma la mia vera occasione sarà domani. Sono un po' nervosa, sai. Ehi, ma tu sei un'ottima nuotatrice, te la caverai benissimo. Steve, io volevo dirti che... Ehi, ma che diavolo ci stanno facendo le Misfit al Luau? Ok, molto bene, salve gente. Come voi tutti sapete, noi siamo le Misfit e abbiamo scritto una canzone per festeggiare questa allegra manifestazione hawaiana. We're Misfits in Hawaii, singing a Hawaiian song. We're Misfits in Hawaii, we wear a sarong. We're Misfits in Hawaii, seeing the Hawaiian sights. We're Misfits in Hawaii, we spend all of our nights scratching insect bites. We've been to the beach and returned, and oh, did we get burned. Ouch! We bask in the tropical breezes, we got 7 tropical diseases. We're Misfits in Hawaii, sleeping in Hawaiian huts. We're Misfits in Hawaii, turning into Hawaiian nuts. We're Misfits in Hawaii, we're Misfits in Hawaii, we're Misfits, Misfits in Hawaii.
Ho bisogno di mangiare qualcosa per cercare di dimenticare questa specie di spettacolo. Senti, io vado a parlare un momento a Jem, poi torno subito. Fai pure con comodo. Non vorrei che ti sentissi obbligata a passare tutto il tuo tempo con me. No, anzi, mi fa molto piacere. Allora. Ah, salve. Ti piace la nostra canzone? Beh, è più divertente dello scherzo dello squalo che avete fatto ieri a Kim. Oh, non capisco a che cosa ti stia riferendo, però se hai voglia di fare due passi sulla spiaggia, sarò molto felice di parlare con te di quello che vuoi, soprattutto di noi due. Ma adesso basta, Pizza. Tu non mi interessi. Io sono con Kimber. A quanto pare ti è andata male, Pizza. Che sfortuna. Non ho ancora finito con lui, né con la piccola cara Kimber. Ehi, Zipper! Stai buona, Pizza. Adesso da fare, non vedi? Ho appena cercato di parlare con l'allenatore di Gemme le Hologram e lui è stato molto scortese con me. Ehi, a me che cosa me ne importa? Io ho cose più interessanti a cui pensare. Ah, sì? E per esempio? Per esempio, alla gara di nuoto di domani. Anche barando bene, tu non riuscirai mai a battere Kimber. È troppo forte. Beh, sbarazzati di Kimber mentre la gara è in corso, no? Così forse potrò tentare la fortuna con l'affascinante allenatore. Ehi, questa non è una cattiva idea, Pizza. Davvero, non lo è affatto. Quella è Kimber. Voglio il suo autografo. Chiediglielo anche per me. Steve! Ah! Ah! Sì, è tutta sola. Lasciami andare, ti prego, lasciami andare, ti prego. Mi sa che perderai la gara di nuoto di domani. No, è un vero peccato, non ti pare? È tutto quell'allenamento fatto per nulla. Immagino che sarai dispiaciuta. Non ci contavo proprio. Oggi deve essere il mio giorno fortunato. Testa di diamante in eruzione! Accidenti, non ci posso credere! Dobbiamo andare via. Dov'è Kimber? Io non lo so, era qui fino a un minuto fa. Kimber! Kimber! Steve e io la cercheremo in spiaggia. Asha, Shena, voi andate a vedere se è in albergo. D'accordo, ci vediamo qui dopo. Jem! Oh, sono contenta di averti trovato. Che cosa vuoi? Chi sei? Mi chiamo Jaisel. Oh, mi dispiace, ma dovrò firmare il tuo biglietto più tardi. Sto cercando una persona adesso. Ma si tratta di Kimber, è in pericolo. In pericolo? Che vuoi dire? Un uomo l'ha trascinata in una caverna sotto il vulcano. Credo che in questo momento sia ancora... Cosa? Kimber! Kimber, dove sei? Kimber! Oh, ehi, avete sentito? Andiamo! Spero proprio che sia la strada giusta. Oh! Ormai non possiamo tornare indietro. Sarà meglio muoverci. Presto! Guardate! È Kimber! Tieni duro, stiamo arrivando! Forza, facciamo presto! Così preoccupati! Finalmente l'abbiamo trovata! È tutto a posto! Sto benone! Sarà meglio andarcene di qui, prima che crolli tutto! Spero ci sia un'altra uscita, quella principale è chiusa! Seguitemi! Sono Don Low e sono qui per commentare la gara delle star! Oggi si terrà la gara di nuoto! Pizza delle Misfit ha già occupato la prima corsia! Vogliamo Jeff! Vogliamo Jeff! Vogliamo Jeff! Oh no, è già mattina. Non potremo partecipare alle ultime gare. Conosco una scorciatoia. Mancano ancora l'appello Gem e le Hologram. E sembra proprio che le Misfit possano vincere questa gara per abbandono. Vogliamo Gem! Vogliamo Gem! Vogliamo Gem! Vogliamo Gem! Ok, ragazzi, mettiamocela tutta.
Gemelle e Hologram vogliono fare brutte figure fino all'ultimo. Sì, dobbiamo annientarle. È il momento che tutti attendevamo con ansia. La gara finale. Ai vostri posti, pronti? Annientate le Misfit, forza! Questa voce non mi è nuova. Ma avanti, Misfit, tirate! È il verme che mi ha rapite! Cosa? Così è stata tutta colpa delle Misfit! Questa è l'ultima chance! Forza, ragazze, tiriamo! Gemelle e Hologram hanno vinto! E così abbiamo ancora una situazione di parità. Gemelle Hologram e le Misfit si trovano entrambe al primo posto. Sei in arresto per sequestro di persona, Zipper, andiamo. Non accetto di pagare da solo, l'ho fatto soltanto per aiutare le Misfit a vincere. Noi siamo innocenti. Infatti, non c'entriamo per niente. Hanno barato in tutte le gare, è stato tutto un dannato imbroglio. Non lo puoi provare. Scusatemi, ma ho pensato che avreste voluto vedere questa roba. L'ho trovata sul campo. Oh, piccola mocciosa. Basta così, ho visto abbastanza. Le Misfit sono squalificate per scorrettezze. Gemelle Hologram, siete voi le vincitrici ufficiali. E non vedo l'ora di assistere al concerto di stasera dal governatore. Viva! Come sono contenta. Grazie, ma credo proprio che questo premio spetti a un'altra persona. Jaisal, vuoi salire sul palcoscenico a ritirare il tuo premio? Che cosa ne dici di un'ultima passeggiata sulla spiaggia, Kimber? Con piacere, vado ad avvisare Jeff. Ah, no, niente da fare. Non ti voglio più perdere di vista per il resto del tuo soggiorno qui alle Hawaii. Come vuoi, allenatore. Indovina chi sono. Rio! Sono arrivato appena ho potuto, ma che è successo? È una lunga, lunga storia.